A casa mia tu verrai, che poi non è casa mia, non so di chi sia. Ci sono capitato per caso, un giorno, non c'era nessuno. Dei peperoncini soltanto appesi a un muro bianco. In questa casa ci ho abitato a lungo, nessuno è mai venuto, ma un giorno dopo l'altro ti ho aspettato. Non facevo niente, niente di serio voglio dire. Alle volte di mattina lanciavo urli belluini, sbraitavo come un ossesso con tutte le mie forze e questo mi piaceva proprio. E poi giocavo con i piedi, sono molto intelligenti i piedi. Ti portano molto lontano quando vuoi andare lontano e quando non vuoi andare via restano lì a farti compagnia. E quando c'è musica ballano, niente balli senza i piedi. Bisogna essere cretini come l'uomo si sovente per dire cose così cretine. Cretino che ragiona con i piedi vispo come un fringuello. Mica è vispo un fringuello, è vispo solo quando è vispo. È infelice quando è infelice, oppure né vispo né infelice. Che ne sappiamo noi di un fringuello? Che poi, d'altronde, non si chiama nemmeno così. È l'uomo che l'ha chiamato in questo modo. Fringuello, 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 fringuello. Come sono curiosi i nomi. Martin, Hugo, Victor, di nome Bonaparte, di nome Napoleone. Perché così e non in altro verso? Un branco di Bonaparte attraversava il deserto. L'imperatore si chiama Dromedario. Ha un cavallo di cassa e dei cassetti da corsa, galoppa lontano un uomo che ha soltanto tre nomi, Tizio, Caio, Sempronio, ma niente cognomi. Un po' più lontano ancora c'è non so chi, molto più lontano ancora c'è non so cosa, ma tutto ciò che cosa conta? A casa mia tu verrai, penso ad altro e penso solo a questo, e quando sarai entrata a casa mia i vestiti ti toglierai. Resterai con la bocca rossa, dritta e nuda, come i peperoncini rossi sul muro bianco. E poi andrai a letto e io mi stenderò al tuo fianco, proprio così, a casa mia, che non è casa mia, tu verrai.